Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Rebecca, la sposa benedetta, donna della tenerezza. Prima di partire dalla casa di suo padre per incontrare lo sposo che gli era stato assegnato da Dio, Rebecca aveva ricevuto una benedizione che i suoi parenti avevano pronunciato su di lei e di cui il testo biblico conserva le parole: «Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti la città dei nemici». Questo, con altri indizi, come il corteo di ancelle che viene inviato al seguito di Rebecca, sottolinea la casata nobile della donna. Rebecca, della famiglia di Abramo, è la nipote di Milca, la regina, la madre di suo padre Betuel e di numerosi altri figli. Su di lei, la sposa procurata da Dio, scende ogni promessa di bene, e le parole di benedizione pronunciate dalla sua famiglia diventano quasi sacramentali. Come sua nonna, madre prolifica, anche Rebecca sarà matriarca, e la sua discendenza sarà numerosa e forte. Si tratta di una sposa benedetta, eletta e scelta da Dio, che avrà un ruolo importante nelle storie del marito Isacco e in quelle del figlio Giacobbe, e che manifesterà la dimensione sapienziale del femminile in molteplici aspetti. Isacco, che all'epoca aveva 40 anni, introdusse dunque Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara, si prese in moglie Rebecca e l'amò, e così si consolò della morte della madre. Il canto delle generazioni riecheggia nelle brevi parole con cui si conclude il capitolo 24 di Genesi. E la donna, sposa e madre, emerge ancora in questo racconto come l'aiuto pensato da Dio per l'uomo, il conforto che lo consola e lo sostiene, la creatura fatta apposta per lui, perché nel loro incontro circoli lo stesso amore che caratterizza Dio. Nella storia di Isacco e Rebecca, nelle loro esperienze, nelle loro attese, si ripete la storia di Abramo e Sara, in fondo la storia di ogni matrimonio, storia di fallimenti e di gioie, di progetti e di compimenti, di promesse e di paure, a tratti anche di impotenza umana che viene benedetta e rinverdita dall'amore di Dio. Anche Isacco, come Abramo, tace del suo matrimonio con Rebecca nei paesi in cui dimora, per non rischiare di essere ucciso a causa della bellezza della sua sposa. Ma del loro amore, come già dell'amore di Abramo e Sara, come di ogni amore sponsale, è garante Dio ed esso è sacro, come attesterà lo stesso re dei Filistei, Abimelech, rimproverando Isacco di aver taciuto la verità su Rebecca. Il vincolo, peraltro, traspare nei gesti dei due sposi. Abimelech capisce che Isacco e Rebecca sono marito e moglie perché un giorno, affacciandosi alla finestra, vede Isacco accarezzare Rebecca. Ed è anche con questi brevi accenni che i testi rigorosi del Pentateuco, quando descrivono le donne, si colorano di tenerezza. Rebecca, come anche Sara, è sterile e per 20 anni non avrà figli. Nonostante la benedizione ricevuta, il compimento tarda a venire e la vita dei due sposi conosce l'amarezza della delusione. Ma Isacco, nota la scrittura, come Abramo non vacilla, continua a avere fiducia in Dio che non delude. La preghiera dello sposo produce il compimento della benedizione sulla sposa e sulla coppia. E le parole piene di promesse che Rebecca per prima aveva ricevuto dai suoi fratelli e che Dio stesso pronuncia su Isacco si concretizzano in età tarda con la certezza della vita che continua e con abbondanza nei due gemelli che si agitano nel grembo di Rebecca.